È stupendo. Rosario da Roma, vai Rosario. Aspetta, no, fermi tutti. Rosario, fermo. Donato da Varese. No, vabbè. Fermi tutti. One of the star of this program. Fai il mostro. Adesso quando parli tu, lui di solito si tace. Mi taccio, però. Posso introdurre Donato da Varese con un capitolo del libro gli italiani, del suo collega Mario Giordano. Aspetta, Davide, possiamo introdurre. Ah, sì, scusa. Aspetta, dimmi. Voglio annunciare ai veri italiani. Io considero i veri italiani. La sinistra io non considero i veri, quelli sono i satanisti. I satanisti. E io vi spiego nei dettagli, anche in modo particolareggiato, perché il PD è un'associazione satanica. Ma però satanica. Ti arriverà la querela. Perché ti arriverà l'associazione satanica. Io mostrerò all'Italia intera perché il PD è un partito di satanisti. Perché? Allora, perché? Dimmi. Satanisti. Hanno fatto morire 30.000 africani nel canale di Sicilia con la scusa che l'immigrazione non si potesse fermare con le mani. L'assassino Renzi ha fatto, cioè lui adesso non puoi dare dell'assassino, questo ormai sta querelando tutti, amico mio, non puoi dire quereli anche noi. Io se fossi un giudice arresterei tutti quelli del PD. Ma perché? Allora, per avere favorito l'immigrazione clandestina, per la politica sporca e criminale che hanno portato avanti. Ho capito, però perché il satanismo? Tu sei di questa filosofia, cioè che hanno portato avanti una politica sporca. Allora, il satanismo. Io non ho mai sentito un solo essere, uno solo scafandro ributtante della sinistra dicasi che l'Islam in Italia è un pericolo infinito. Nel momento in cui si portano l'Islam, c'erano dei satanisti, vogliono il sangue, vogliono un'Italia caduta negli inferi del sangue. Comunque sto scrivendo una canzone sulla bellissima musica di Bella Ciao. Addirittura. Sì, con belli accordi, la minore, re minore, mi settima. Sto scrivendo un bellissimo testo, no? Che denuncerò tutta la carneficina che hanno fatto molti partigiani come l'ISIS. Movimenti come l'ISIS entravano nelle case con le fucili, violentavano, ammazzavano, stupravano, rimpiccavano. Cioè, e non c'è l'intelligenza di sentire quel porco di scalpari, no, anche quel defunto Giorgio Pesca. No, ma non posso mai... solo. Tu stai dicendo che i partigiani si sono comportati in alcuni casi come l'ISIS. Come l'ISIS. Cazzo, c'era anche il bravo partigiano, ma che cazzo mi sono detto, vado a ammazzare questa bambina qua, e che devo ammazzare? Quando ammazzare i due attori, Luisa Ferrini e Osvaldo Valenti, due grandi attori uccisi, trucidati perché non pensate che avessero un cordone umbilicale legato a Mussolini, peggio dell'ISIS! Chiedo scusa, si sente male. Donato, chiedo scusa. Mi sono arrivate due considerazioni lampo mentre il signore stava facendo la sua perorazione. Sì. Arrivano da Davide Romano e sono queste. Sì, perché non ci spiega questo Donato come è diventato così idiota? Prima domanda. Però non ha detto, adesso, con i suoi modi. Secondo, a me l'unico posseduto sembra lui, dice Davide Romano. Io non ho mangiato nemmeno una gallina, penso tu. Scusa, questo pure è vero. Ho paura di ammazzare una gallina, mi fa pietà. Ho capito, questo non è violento. Sta dicendo il suo pensiero in maniera un po', diciamo, roboante. Ma come è diventato così idiota? E Osvaldo Valenti. Chi sono? Nei corsi sui libri di scuola non ci riportarono che gli assassini partigiani, la maggior parte, ammazzarono due attori innocenti. Comunque, tu stai dicendo che cane che è. Di prova. Che criminale che sei. Che criminale. Sei un criminale. Di una cattiveria inaudita. Sei di appoggiato sul suo naso, vergognati! La scena non è l'unico, ma appoggiato sul naso di Lanuzzi! Vergognati! Vergognati! Questa è l'ora di incominciare, ragazzi. Ora di incominciare cosa? Aspetta che ti sento male, che cosa? È l'ora di incominciare, parla bene. Non lo so, perché
male. Ti sento male perché ti sento un meno po'. Male, meno male. Vabbè, fallero piano. È l'ora di ricominciare, che cosa? È l'ora di cominciare. Siamo finiti sotto ogni aspetto. Siamo finiti ogni aspetto. Beh, per esempio, Magdi Alam dice praticamente che dobbiamo cancellare l'Islam dal nostro paese, dobbiamo praticamente farlo fuori, dobbiamo chiudere le moschee, dobbiamo praticamente farlo fuori, no, bandire l'Islam. Tutti questi comunisti che parlano, questi qua saranno i primi a morire, perché l'Islam vede nella sinistra i traditori, che sarebbero stati i loro traditori qualora fossero dalla loro parte. Quindi la sinistra, morirà anche la sinistra. Ma quando in Italia è prima la morte? 3 milioni, 4 milioni, 5, stanno crescendo. Mentre io adesso ho parlato, già 4 maomettani hanno prolificato altri 20 figli. Figlia volontà. Vi ricordate quel dittatore dell'altro nel 74 cosa disse all'ONU? A quegli smidollati. Disse: vi domineremo con il ventre delle nostre donne e con le vostre leggi democratiche. Lo disse già 42 anni fa, 46 anni fa. Ma voi vi rendete conto? Hai visto che c'è quella candidata dei 5 Stelle col velo, diciamo, non mi ricordo dove, in un comune al sud. Vabbè, comunque. Ma sono malati. Ecco perché sono satanisti. È un personaggio incredibile. Ma è gravissimo. È un personaggio pazzesco, questo qua. È un criminale. Tu sei un miserabile. È un personaggio incredibile. È un personaggio. Questo è grave. Io ho paura di questa persona. È una persona brutta. Ma lui ha paura dell'Islam, come quella. Io ho paura dell'Islam. Ma io ho paura di te perché sei un malato di mente. Scusami. È uno che ha paura. Aspetta, è uno che ha paura dell'Islam, come quella scrittrice che abbiamo chiamato l'altro giorno. No, non so se le stanno devastando ogni giorno. Il bravo Papa. Non ho sentito cosa ha detto. Non ancora mi ha perdonato. Io soltanto per i pettinetti, in maniera un po' eccitata, che era un figlio di puttana. Non ho mai pensato veramente che la mamma di Bergoglio facesse la prostituta. Ma no, mai appunto. Pensato una cosa. Ho capito, però come si può pensare? Gli hai detto una cosa grave pure al Papa, amico mio Donato. È stato un francesismo, era una rabbia, perché il Papa purtroppo ha dato il sangue dei cristiani. Se tu dici che il Papa sta aprendo agli islamici in Italia, quello stai dicendo. Bisogna aiutare il Papa, ma ciao, Donato, ciao.